fa per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Bene cari amici, eccoci qui, buonasera dal vostro Rosario Moreno in studio centrale qui a Treviso per la diretta Science. Iniziamo subito, anzi prima di iniziare subito con l'aggiornamento delle notizie, voglio ricordare a tutti i nostri amici, questa è una, diciamo, una comunicazione proprio di servizio, che abbiamo i tre canali web TV attivi. Il primo canale è il canale 1, quello classico di Radio Science TV. Poi abbiamo il canale delle repliche e poi abbiamo impostato anche un nuovo canale, che è quello delle notizie dal Parlamento. Insomma, mandiamo in onda tutto ciò che va in Parlamento, insomma tutte le dirette del Parlamento. Quindi dal nostro sito radioscience.it potete tranquillamente collegarvi e ascoltare, vedere, insomma, tutto quello che volete. Ma adesso passo subito la parola per l'aggiornamento delle notizie. Ci colleghiamo con la testata giornalistica di Venezia, Pianeta Oggi TV. Do la parola a Massimo Bonella. Massimo, vai. Grazie dunque a Rosario Moreno, prendiamo la linea qui da Venezia per degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda la situazione del GPL a Chioggia. Ci spostiamo infatti in questa città molto bella, questo angolo del nord-est bellissimo, che purtroppo è, come dire, minacciata da un potenziale pericolo. Come sapete, questa cosa è andata anche su scala nazionale, ci sono questi bomboloni enormi, alti come un campanile, tanto per capirci, che verranno riempiti di GPL. Quindi in caso di incidente industriale, come sappiamo che può succedere, ne abbiamo visti diversi in alcune città industriali anche d'Italia, anche vicino proprio a Chioggia, ecco, ci potrebbero essere delle conseguenze davvero devastanti per Chioggia sottomarina e non solo, anche per le altre città satellitari ad essa. Ecco, siamo in collegamento in diretta con Chioggia, precisamente con il comitato No GPL. All'alto capo del filo abbiamo il presidente del comitato Roberto Rossi, che saluto subito. Salve Roberto, ci sentiamo, buonasera. Salve, buonasera, sì. Ecco, allora io ho dato un attimino così in sintesi qual è la situazione per chi non lo sapesse ancora, ma oramai insomma è una notizia che sta facendo il giro dell'Italia da nord a sud e da est a ovest. Allora, in poche parole, quali sono le ultime novità? Allora, le ultime novità è che attualmente la ditta è ferma con i lavori perché l'autorizzazione le è scaduta il 26 di maggio. I due anni di proroga che aveva avuto per terminare i lavori. I lavori non sono ancora terminati, la ditta ha chiesto una proroga temporale dichiarando che mancano solo i lavori che sono previsti nelle banchine, insomma, dell'area portuale, quindi in area demaniale, e ha fatto la domanda di concessione all'autorità di sistema portuale. Noi su questo abbiamo presentato tutta una serie di osservazioni, insomma, la banchina che loro dovrebbero utilizzare è stata realizzata con fondi pubblici, la Regione ha chiesto il rientro dei finanziamenti perché da un'analisi fatta, insomma, anche alla luce di quanto dichiarato dai vigili del fuoco, essendo la banchina proprio vicina all'impianto, non potrebbero attraccare altre navi, quindi diventerebbe ad uso esclusivo. La normativa europea dice che l'utilizzo dei manufatti realizzati con questo tipo di finanziamenti deve essere esclusivamente pubblico e quindi non ad uso esclusivo, e la Regione, che è l'ente tramite il quale i finanziamenti vengono erogati, ha chiesto il rientro di quanto, insomma, anticipato all'azienda portuale. Ecco Roberto, volevo farti un'altra domanda. Si parla tanto di grandi navi, pericolo a Venezia, eccetera, però anche lì a Chioggia, quando arriveranno queste altrettanto grandi navi cariche di GPL, io credo che se nel caso di un sinistro nautico ci potrebbe essere conseguenze abbastanza serie. Allora, diciamo che se il ragionamento è quello di portare fuori le grandi navi dalla laguna di Venezia, Chioggia è
Laguna di Laguna, quindi quello che vale per Venezia dovrebbe valere anche per Chioggia. Noi lunedì scorso a Roma è stato presentato il controdocumento predisposto da Italia Nostra all'UNESCO, all'interno del quale c'è anche un capitolo che parla dell'impianto CPL di Chioggia, ecco, perché anche l'UNESCO, che insomma sta per, come dire, inserire Venezia in una blacklist, quindi togliendole di fatto la qualifica di patrimonio dell'umanità, insomma, all'area veneziana, per il problema delle grandi navi, ma anche perché nel documento presentato dal sindaco Brugnaro all'UNESCO, ecco, per cercare insomma di venire incontro alle indicazioni che aveva dato l'UNESCO, si è totalmente dimenticato di inserire l'impianto di CPL che si sta costruendo a Chioggia. Forse pensando che, essendo costruito in area portuale, l'area portuale fosse esclusa dal perimetro che l'UNESCO insomma ha inserito come patrimonio dell'umanità. Invece non è così, insomma, tutta l'area lagunare di Chioggia, e tra l'altro Chioggia detiene oltre il 30% dell'area lagunale che è vincolata appunto inserita in questa definizione di patrimonio dell'umanità, ecco. Quindi, tanto per dire insomma che il problema sicuramente sta travalicando l'area regionale e anche nazionale, perché questo documento di Italia Nostra è stato presentato a tutte le testate giornalistiche più importanti della straniere, insomma, ecco, quindi sì, c'erano sì. Tutte le testate importanti, spagnole, inglesi, insomma, tedesche, francesi. Certo. Ecco, per dire che il nostro intervento è un intervento che, come dire, si sviluppa su tutte le direttrici possibili e immaginabili. Certo. Ecco, state infatti facendo un lavoro veramente grande, un lavoro dove va da parte nostra tutta la nostra più sentita, concreta stima, proprio perché capiamo benissimo il problema, è un problema non da poco. Ecco, un'ultima cosa volevo chiederle, giusto per dare un riferimento a chi ci ascolta: voi siete presenti anche sulle pagine Facebook, se qualcuno volesse interagire o comunque... Noi abbiamo una pagina Facebook, c'è poi un gruppo di discussione sempre su Facebook, abbiamo un sito internet anche all'interno del quale pubblichiamo di volta in volta i documenti, gli articoli della stampa, insomma, che riteniamo importanti. Quindi, tanto per dire, cioè, noi da quando abbiamo cominciato a studiare questo problema, non è un caso che lo stesso presidente dell'autorità portuale Musolino, in un incontro pubblico svoltosi a Chioggia il mese scorso, ha dichiarato che lui ha attinto tanta documentazione che insomma gli è servita e gli serve per l'approccio a questo problema, ecco, proprio dal nostro sito internet, insomma, quindi vuol dire, cioè, abbiamo pianificato insomma tutto uno studio e abbiamo ricavato tutta una documentazione che credo attualmente possiamo dire siamo il soggetto che ha più documentazione di tutti, tant'è vero che la stessa Procura della Repubblica di Venezia è venuta da noi a chiedere alcuni documenti. Perfetto, benissimo. Ecco, informazioni molto importanti. Io la ringrazio per la collaborazione, per questo collegamento. La lascio, so che era appunto in riunione e si è un attimo assentato per noi. La ringrazio doppiamente. Le auguro un buon lavoro, professor Roberto Rossi. Vi ringrazio anche voi. Salve, buona serata a tutti e grazie ancora dell'attenzione che dimostrate nei nostri confronti. Di nulla, dovere di informazione dei giornalisti. Grazie, grazie ancora e buon proseguimento. Allora stacchiamo pure il collegamento con la storica città Chioggia sottomarina, ecco, ricordiamo meta anche di molti turisti
E quindi abbiamo ascoltato un attimino questo problema che purtroppo sussiste da ormai troppo tempo. Queste dunque le ultime notizie dal fronte del comitato, no, GPL. 19:12, il tempo per darvi un aggiornamento flash delle notizie. Dunque Salvini, la lotta alla criminalità organizzata non si è mai fermata, a prescindere dai governi. Sicuramente è una priorità di questo governo. Così il ministro dell'Interno Salvini in Calabria per la consegna dell'associazione San Benedetto Abate e di un immobile sequestrato dall'Ndrangheta. Ringrazia le forze dell'ordine e promette nuovi arrivi di agenti entro breve tempo. Diamo uno sguardo anche alla nostra homepage, brevemente, della testata giornalistica pianetaoggitv.net. Dunque, in primo piano si parla di tutela degli animali, le ferie dell'attivista Toni Curcio da Vercelli a Parma. Il mio sciopero della fame per i macachi che saranno resi ciechi. E qui vi invito a seguire, a leggere questo documento, questo comunicato stampa che ci è arrivato dalla Protezione Animali. Ringrazio Silvia Premoli di Milano per questa attenzione nei confronti della nostra testata, sapendo appunto qual è la nostra linea editoriale, cioè di dare spazio a tutti coloro che lavorano a favore della vita, per la tutela della vita di questo pianeta che potremmo dire ormai martoriato, esausto. Dunque, poi si prosegue un altro articolo, vi voglio segnalare che era in primo piano fino alla giornata di ieri, è stato per diverso tempo. Porta il titolo Messico, i corpi senza vita di papà Oscar e della piccola Angie Valeria, lo scatto che ha fatto piangere il pianeta. Questo articolo è stato estrapolato dalla testata Antimafia 2000. Dunque, trovati sulle rive del Rio Grande, Papa Francesco profondamente addolorato per la loro morte. Anche il Papa è rimasto appunto scioccato da questa storia. Poi ci spostiamo a Montepulciano. Come sapete, noi siamo presenti con il settimanale Pianeta Oggi Report attraverso le frequenze della televisione terrestre interregionale Teleidea. Dunque, omaggio a Giuseppe Marino e dai partigiani. E qui appunto vi invito a leggere il comunicato. Si prosegue esteri, dove sta andando l'Etiopia di Margherita Furlan, nota e brava giornalista. Poi si prosegue con il telegiornale di Pandora TV. Poi ancora il peggior ministro della sicurezza dell'Argentina Democratica. Qui vedete la fotografia e anche l'articolo che vi invito a leggere, articolo firmato da Mattias Guffanti. Poi ancora la freccia di Margherita Furlan, si prosegue a taglio medio, notte degli Oscar del calcio dilettanti a Telidea di Chianciano, che abbiamo nominato poco fa, è stato un grande successo. Poi ancora 70.000 firme per il PM Antonino Di Matteo. Si prosegue, Pianeta Oggi Report, presentazione del libro Badanti di Paolo Mosanghini, caporedattore del Messaggero Veneto. A seguire intervento di Andrea Zanoni, ex parlamentare, oggi consigliere regionale del PD. Un intervento dedicato alle energie alternative. Ricordo che Andrea Zanoni è praticamente conosciuto fin da tanti anni indietro come un noto ambientalista, dopodiché è entrato in politica con questa sua linea di tutela ambientale. Dunque sono le 19:15, linea che ritorna subito alla regia centrale, a Rosario Moreno, per poi girarla a Pordenone. Se ci saranno novità di rilievo, ritorneremo a fine trasmissione, altrimenti ci risentiamo la prossima settimana. Rosario, a te la linea. Grazie Massimo, ed ora la diretta Saius prosegue appunto dando la linea a Pordenone, all'associazione Sicomoro, dove in postazione Skype troviamo Alviano Appi, insomma, che ci presenterà l'argomento di oggi, appunto, e anche il suo ospite.
Ricordiamo comunque che in caso di notizie urgenti Pianeta Oggi TV potrà richiederci la linea in qualsiasi momento. Ma ora passa subito la parola ad Alviano. Alviano, se ci sei, batti un colpo. Ecco il colpo. Un buonasera a tutti, ciao Rosario, e un buonasera a tutti gli ascoltatori. Questa sera parleremo di energie libere. Cercheremo di farlo in un'ottica un po' anche particolare, cioè quella di cercare di capire come attraverso le invenzioni di alcuni scienziati, o meglio le scoperte di alcuni scienziati in questi campi, in realtà spirito e materia si parlano, comunicano tra di loro continuamente, interagiscono utilizzando, diciamo, un mezzo intermedio che potremmo chiamare psiche o anima, e che in realtà noi siamo totalmente immersi in una grande unità vibratoria a cui tutti partecipiamo in modo più o meno consapevole. E facciamo questo viaggio insieme a Gianpietro Mondin, che è laureato in scienze forestali, ma una grandissima passione per questo mondo delle energie libere. La prima domanda è: com'è che si passa dagli alberi, dalla flora, dalla fauna, degli interessi, diciamo, del mondo della natura, o forse proprio per questo si giunge a questa passione per l'energia libera che tu hai da molto tempo, Gianpietro? Intanto buonasera a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, e partiamo subito con la risposta ad Alviano. Guarda, è cominciato tutto in una gita di studio fatta con l'Università di Padova a un vivaio forestale in provincia di Arezzo. Tutto perfetto, tutto fantastico, grande organizzazione, e con noi ci accompagnava il professore di ecologia. A un certo punto mi rivolgo a lui e gli dico: ma costa un sacco quando l'uomo si sostituisce alla natura? E lui mi dice: sì, in termini energetici l'uomo ogni volta che cerca di sostituirsi alla natura spende una moria di energie e di soldi. Quando invece lasciamo fare alla natura in maniera senza darle scompigli o creargli disastri, la natura procede in una maniera limpida, tranquilla, senza problemi. Se dobbiamo piantare noi le piantine, farle crescere, raccogliere la semente, portarle sul posto, quando invece se facciamo un'opportuna silvicoltura, lasciamo le piante portasemi, si arrangia tutto lei. Per cui ho cominciato a pensare: ma porca miseria, ci sarà pure un modo di seguire e farsi aiutare dalla natura senza doverla ogni volta demolire, violentarla, distruggerla, ma lavorare insieme con lei invece che lavorare contro. Sì, allora guarda Gianpietro, questa sera parleremo, perché tu mi hai incuriosito di questo scienziato, una persona che non conoscevo, parleremo di John Warren Keeley, uno scienziato del secolo, di due secoli fa, diciamo che è nato nel 1837, adesso se mi ricordo bene la data, ma diciamo che, non lo so, negli scenari della nascita della rivoluzione industriale spesso abbiamo incontrato delle personalità che hanno fatto grandi scoperte, che però non hanno avuto fortuna, grandi scoperte che non hanno avuto fortuna. Non lo so, tu ti sei fatto un'idea di che cosa è successo nella rivoluzione industriale, di come mai abbiamo preso una direzione piuttosto con un'altra?
Sì, Alviano, guarda, la rivoluzione industriale comincia nel 1760, la prima rivoluzione industriale, e finisce nel 1815. Poi ci sono state ulteriori rivoluzioni industriali, ma questa di fatto dopo si espande in tutto il pianeta. Gran parte di quelle che sono le macchine che utilizziamo adesso sono semplicemente evolute, macchine evolute di macchine che sono state inventate all'epoca. Se noi guardiamo la sequenza delle invenzioni dal 1200 fino al giorno d'oggi, le troviamo tutte concentrate dal 1700 alla fine del 1800. Qui ho una lista, ma adesso non mi metto a farla, a leggervi tutte, perché vi annoierei anche. Ma cosa c'era dietro questa tecnologia che nasce con la rivoluzione industriale? C'erano due pensieri, l'illuminismo e dopo il suo figlio, quando l'illuminismo morirà, è il positivismo, che nasce nel 1850, intorno al 1850, e finisce con la prima guerra mondiale. Tutti e due questi pensieri avevano una fiducia cieca nella ragione umana. Ma proprio erano convinti che l'uomo con la ragione umana arriverà a mettere a posto tutte le cose e a dominare la natura. Cioè, c'è proprio questo concetto di dominare la natura. Ma quello ancora più sconvolgente per me è che è stato proprio lanciato e vive tuttora nella nostra mentalità culturale, in molta della nostra mentalità culturale, è il pensiero positivista, che è vero e valido solo ciò che si può misurare e pesare e calcolare. Tutto il resto di fatto non ha valore. A questo punto viene messa una pietra proprio tombale su tutto ciò che non è quantificabile. Un esempio banalissimo, la qualità, la definizione di qualità. Quindi tutto viene portato sulla quantità e i frutti devastanti di questo modo di pensare li vediamo sotto gli occhi tutti i giorni. Beh, diciamo, questo ragionamento che hai appena fatto mi fa venire in mente un famosissimo discorso sul PIL, sul prodotto interno lordo, tenuto da Robert Kennedy, che diceva che in realtà il prodotto interno lordo, che è quello che noi misuriamo in termini di ricchezza, però non misura la qualità della nostra vita, la nostra felicità, il nostro tempo libero, come ci sentiamo in rapporto alle persone intorno a noi, eccetera. Il mondo dei sentimenti e anche il mondo dell'espressività in qualche modo viene compresso da questo concetto positivista che tu hai affermato. Ne terremo conto, diciamo, nel proseguo delle riflessioni che faremo, però intanto proviamo a presentare a chi ci ascolta chi è John Ernst Warren Keeley. Ecco, qualche notizia così di carattere biografico, e anche parliamo un po' delle invenzioni, di che cosa ha scoperto. Certo, allora John Ernst Warren Keeley nasce il 3 settembre del 1837. Una piccola parentesi sui genitori: Keeley era il papà di origine nordirlandese, Worrell era la mamma, che apparteneva alla famiglia quacchera che aveva fondato la Pennsylvania, quindi aveva una origine. Purtroppo muoiono presto i genitori, lui rimane orfano, viene adottato dai nonni, e sulla sua infanzia sappiamo delle cose interessanti che lui stesso disse a un giornalista di un giornale americano. Lui aveva una gran passione per la musica, difatti dopo diventerà anche un abile musicista,
E questa passione però lo aveva proprio preso fin da piccolo. A 10 anni lui voleva capire come determinati metalli emettevano determinate note, come il legno risuonava con una nota o con delle armoniche, il vetro. Era appassionato da tutto ciò che vibrava ed emetteva note. Tanto è vero che il suo primo lavoro è stato in un'orchestra teatrale. Lui suonava in questa orchestra e dopo ha fatto un po' di tutto, ha fatto il pittore, il falegname, il meccanico, fino ad arrivare a 35 anni nel 1872, che nel suo laboratorio di Filadelfia pubblicamente fa una dimostrazione della sua prima macchina. Che dice che va con una energia, lui dice che ha scoperto un nuovo tipo di energia che è in grado di con pochissime spese, perché utilizza l'acqua e anche poche quantità, stiamo parlando di 1 litro o 2 litri d'acqua, e riesce a creare una forza motrice. Il successo è strepitoso, perché di lì a 2 mesi parte la Keeley Motor Company, trova a New York, trova dei finanziatori, che non credo i finanziatori si lasciano abbindolare tanto da un saltimbanco, come è stato definito anche questo povero Keeley, e parte con un capitale di allora 5 milioni di dollari, che corrisponde pressappoco ai giorni nostri a 96 milioni di dollari. Quindi parte proprio col botto ed è un successo. E il problema che lui avrà, il problema che lui avrà sarà sempre quello di cercare di dare una spiegazione di questa energia che lui trova. Lui diceva che era l'etere, ma una delle proprietà dell'etere è che non è quantificabile, ma è qualitativamente definibile. Quindi con quella mentalità, già adesso facciamo fatica a entrare in questa mentalità. Provate a immaginare allora dove che c'era questo atteggiamento tronfo di tutto ciò che è misurabile, quantificabile. Poveraccio, mi immagino quando cercava di spiegare queste cose. E a 37 anni, quindi 2 anni dopo, lui presenta un generatore eterico. E questo qui, lui tra l'altro cambierà anche il nome, darà dei nomi che cercano di dare un po' una definizione di quello che succede. Generatore vibratorio, motore vacuo idro pneumatico pulsante, quadriplicatore di armoniche, cioè, proprio. E qui mostra come viene prodotto questo etere, e qui lascia tutti di sasso, perché lui mette dell'acqua dentro questo recipiente, che è molto complesso. Descrivere per radio una macchina di chili, lasciamo stare, perché è difficilissimo. E metteva delle note musicali con trombe o con fischi o con l'arco del violino, dipende da che tipo di macchina aveva, perché ne ha create parecchie, e tutta la macchina entrava in risonanza, e lui aveva dei manometri su queste macchine che misuravano la pressione, che subito saliva di botto. Quando apriva le valvole non usciva vapore, cioè tutti si aspettavano che ci fosse calore, vapore, cioè queste erano le forze, una forza meccanica, invece non usciva al massimo un fischio e nient'altro. E questo lasciava molti perplessi, puoi immaginare gli ingegneri, gli scienziati dell'epoca, che non riuscendo a capire cosa era, lui inoltre non era in grado di dare grosse spiegazioni scientifiche sul fenomeno, hanno subito cominciato a pensare ad un trucco. Senti, prima di chiederti come lui però giunge a questo tipo di scoperta, perché tu mi hai detto un attimo fa neanche lui capiva bene come mai, prima di giungere a questo ti volevo chiedere se potevi dare una qualche
definizione di etere o di cosa sappiamo, gli elementi di cui è composta la natura sono acqua, aria, terra e fuoco. In realtà l'etere sarebbe un quinto elemento di cui parlano molti scienziati, alcuni lo affermano, altri lo negano. Che idea possiamo dare a chi ci ascolta di questo termine, di questa forza, di questa presenza? Sì, l'argomento è molto vasto e dovremmo fare più serate se volessimo affrontare bene il problema, però qualche accenno possiamo darlo. L'etere, partiamo proprio dall'antica Grecia, andando via veloci comunque. L'etere era considerato una divinità primigenia della mitologia greca. Pensa che una delle definizioni era che era più puro della luminosità del giorno. Un'altra definizione interessante era, lo definivano come l'aria che respirano gli dèi e che compone gli dèi. Anche questo è interessante. Aristotele sosteneva che la matrice da cui si originano i quattro elementi, terra, aria, fuoco e acqua, era l'etere. Questa la matrice di origine di tutto quanto. E fino al 1800 tutti i ricercatori hanno sempre considerato l'etere, non hanno mai messo in dubbio l'esistenza dell'etere. Ma gli stessi fisici del 1800, siccome avevano scoperto la teoria ondulatoria, che la luce aveva un moto ondulatorio, e non era pensabile che ci fosse una trasmissione di un'onda senza un mezzo che trasmettesse l'onda, e quindi davano per scontato, sì, l'etere si metteva, tutto veniva propagato attraverso l'etere. Dopo ci fu l'esperimento di Michelson-Morley che dimostrò che l'etere era inutile ai fini della propagazione della luce. Attenzione, era inutile ai fini della propagazione della luce, non vuol dire che non esiste. Nel momento in cui io dico che questa cosa è inutile per fare una pizza, non vuol dire che questa cosa non esiste, non serve per fare la pizza. A parte che sull'esperimento di Molin c'è molto da dire, ma comunque la botta definitiva la diede Einstein con la teoria della relatività, in cui non considerò l'etere per pura comodità di calcolo, ma dopo lui, su una lettera che scrisse più avanti, disse che non la prendo in considerazione, ma non è che non esista, ho fatto così. Ma sta di fatto che dopo Einstein non viene più citato l'etere, viene introdotto una nuova parola che è il vuoto cosmico o vuoto assoluto. Mi sapete dare una definizione di vuoto cosmico e vuoto assoluto? Non è che con queste parole avete sostituito semplicemente nascosto l'etere? Tra l'altro, tieni presente che personaggi come Guglielmo Marconi e Nikola Tesla, che non sono personaggi qualunque, non avevano nessun dubbio sull'esistenza dell'etere. Loro lo consideravano fondamentale per tutto quello che loro producevano, soprattutto Tesla. Bene, grazie, mi sembra che sia stata una spiegazione abbastanza approfondita. Ecco, io ero rimasto al concetto, lui com'è che scopre questa forza, Keeling? In che modo, come succede? Succede per caso, ma sai bene che il caso non esiste. Lui stava lavorando ad una stava lavorando ad un motore a vapore, e aveva, era un motore molto semplice, piccolino anche, era collegato alla rete idraulica della casa per il raffreddamento, e aveva un sistema a pistone che creava, queste sono considerazioni che sono state fatte dopo, però in base alle descrizioni che lui ha fatto del fenomeno, quando abbiamo corpi in un liquido che girano molto velocemente, tipo le eliche
o quando abbiamo corpi che sempre all'interno di liquidi possono creare dei vuoti improvvisi, tipo i pistoni, si crea il fenomeno della cavitazione, che sono delle microbolle di vapore molto instabili, che a un certo punto esplodono. Sono riusciti anche a misurare la temperatura che ha questo vapore all'interno, ed è una temperatura altissima, tanto alta che queste microbolle riescono anche a rovinare il metallo delle eliche o i pistoni o i turbodiesel, ad esempio. Insieme a questo fenomeno si verificava anche un fenomeno ritmico dovuto ad una valvola sferica che permetteva l'ingresso dell'acqua di raffreddamento, per cui il ritmo dato da questa valvola sferica più questi fenomeni di cavitazione, che dovevano essere particolarmente elevati, a un certo punto hanno creato quella risonanza che ha trasformato parte dell'acqua che c'era dentro su queste caldaie in etere. Per fortuna non è stato trasformato tutto, perché probabilmente di Chili non sapremo più niente, e anche della casa dove viveva. E cosa è successo? Che lui a un certo punto, spaventato da questo rumore che creavano queste microbolle che esplodevano, ha spento tutto, ha chiuso tutto e ha cominciato a svuotare la pressione, perché i manometri nel frattempo erano andati su. E cosa succede? Che lavorando su una valvola si rompe questa valvola e viene investito da quello che lui credeva fosse vapore. Però nota subito due cose strane: che non scottava, quindi non era vapore, e quando si mette la mano sul volto non la sente bagnata, e quindi ma che vapore era questo? E allora lui comincia ad analizzare questo vapore, lo ricrea ancora, lo immagazzina e comincia ad analizzarlo in un modo veramente geniale, che nessuno avrebbe fatto così. Appassionato di musica, comincia a vedere come si comporta questo chiamiamolo vapore eterico con le note musicali, e quindi comincia a fare delle armoniche, comincia a vedere, e vede che a seconda di determinate note, chiamiamole frequenze come vuoi, il vapore come si eccitava, aumentava, vedeva nei manometri schizzare la pressione, e a questo punto ha detto: questo è qualcosa da utilizzare come forza meccanica, e ha cominciato a costruire le macchine per poter utilizzare questa forza. Sì, beh, interessantissimo. Dopo potremmo dire che il caso non esiste, un musicista che applica alcune teorie delle vibrazioni delle note a delle scoperte che sta facendo. Quindi che cosa succede dal punto di vista prettamente così industriale? Questa cosa viene recepita, perché noi sappiamo che alla fine, dopo queste cose, al giorno d'oggi non c'è nessun proseguo di questo lavoro di Chili. Che cosa succede? Come mai si ferma? Aveva avuto successo? Che cosa succede? No, di fatto lui non si è mai fermato. L'unico problema che aveva è che, e questo glielo faceva pesare parecchio la società, la Motor Chili Company, che più di una volta, anzi spesso, gli chiedevano: ma allora sto motore quando è che lo produci? E lui, riguardo al motore, perché erano due le richieste degli azionisti: quando veniva fatto il motore per poterlo vendere, chiaramente gli azionisti volevano guadagnarci, e soprattutto chiedevano: ma che cos'è questa energia, questo vapore eterico, questo etere, cos'è? Allora, riguardo all'etere, lui non ha mai voluto dire niente, si è sempre rifiutato di dare spiegazioni.
Riguardo al motore, diceva che gli mancavano delle componenti, aveva bisogno di nuovi sistemi, nuovi meccanismi per finire il motore. Nel frattempo lui faceva altre cose, difatti ha presentato a 47 anni, nel 1884, ha provato a buttarsi negli armamenti, ha fatto una pistola eterica, a vapore eterico, un cannone, però nonostante lo stupore che fece non ebbe nessuna commissione. Vorrei segnalare invece la comparsa di una signora, una ricca vedova americana, che conosce Keeley nel 1881, quando lui aveva 44 anni, e si interessò subito alle sue sperimentazioni e alle sue macchine. La signora Moore, Bloomfield Moore, sarà la persona che lo difenderà sempre e che lo aiuterà sempre fino alla morte, e finanzierà un sacco di suoi lavori, un sacco di suoi ricerche. Tra l'altro lui di fatto non si arricchì mai. Un suo amico scrisse più tardi che quando lui si avvicinava a capire cosa mancava alla macchina, cosa ci voleva per finire un determinato strumento, non badava a spese, tutto quello che aveva di suo lo vendeva pur di comprare i pezzi che mancavano. Tra l'altro è da tenere presente che alcuni elementi di queste macchine sono elementi preziosi, platino, oro, argento, non che avesse la struttura tutta di oro, ma alcuni elementi all'interno di questi motori erano fatti di metalli pregiati. Questo qui mi fa venire in mente, apro una parentesi, la macchina di Pellizza, il nostro Pellizza, che è fatta di questi metalli. Quindi probabilmente quando si ha a che fare con l'etere c'è bisogno di determinati metalli perché sono più affini ad esso. Chiusa parentesi. Bene, quindi lui cerca di portare avanti queste ricerche, però da un punto di vista industriale a noi non arriva nulla. In più diciamo che Keeley nell'ultima parte della vita viene anche denigrato, viene anche in qualche modo tutto il suo lavoro gli viene dato un po' del ciarlatano. Non lo so, in realtà oggi possiamo dire qualche cosa nei riguardi di queste invenzioni? Che cosa rimane in realtà? Devo dire alcune cose perché non ho detto tutto su cosa facevano queste macchine. Lui era in grado di utilizzare questa energia come forza motrice, dopo ovviamente puoi far tutto, sollevava pesi, spaccava pietra, piegava delle enormi verghe di ferro, cioè manifestava una grossa potenza con queste macchine. Ma di fatto, anche quando lui alla fine ormai aveva 61 anni, diciamo il suo momento di gloria più elevato è stato nel 1897, quando finalmente mostrò il suo nuovo motore eterico, ma lo mostrò a gente che non sono dei pirelli, cioè uno era il direttore generale della Manhattan Elevated Railway, l'altro era l'ingegnere capo della Western Union e un rappresentante della Metropolitan Traction Company. Non credo che questi si lasciano abbindolare, questi rimasero stupiti, rimasero affascinati dal motore, ma c'era un problema: tutti i motori di Keeley funzionavano solo con lui. Quando c'era lui tutto andava perfettamente, si metteva un altro non riusciva a far andare niente. Questo è facile che diventi un elemento per denigrarlo, cioè c'è un trucco, c'è questo, c'è quell'altro, anche se c'erano eminenti scienziati. Difatti ci fu un professore universitario mandato da Londra, dalla Bloomfield,
per analizzare tutte le sue ricerche. Stette un mese nel laboratorio di Keeley e Keeley non ebbe nessun problema, gli spiegò tutto e questo fece un'affermazione all'Istituto Franklin, e ve la voglio leggere perché va letta proprio per intero, eccola qua. Questo si chiamava il professor Wentworth Scott, disse ad una riunione pubblica nell'Istituto di Franklin: Keeley mi ha dimostrato in un modo assolutamente indiscutibile l'esistenza di una forza finora sconosciuta. Detto da un luminare della scienza. Dopo, tra l'altro, lui muore a 62 anni, dopo lui lascia in eredità tutta la sua attrezzatura, tutte le sue macchine, un amico fidato, un inventore anche lui, che però pochi mesi dopo, lui si porta tutte le macchine a Boston, nel suo laboratorio, pochi mesi dopo che ha ricevuto queste macchine, lui dichiara che non continuerà i lavori di Keeley. Stranissimo questo, stranissimo. Un anno dopo la sua morte viene distrutto mediaticamente da la Philadelphia Press, dal giornale di Philadelphia, perché cosa fanno? Mandano un'equipe di scienziati, fisici, ingegneri, muratori anche, perché demoliranno completamente il laboratorio di Keeley, e fanno un sacco di foto e mostrano che dentro i muri c'erano dei tubi, sotto il pavimento c'era un'enorme sfera di metallo, che loro dicono qui c'era aria compressa, era tutta aria compressa questa che giravano. Da questo punto viene demolito, Keeley Motor Company fa una lettera di protesta in cui dice che non è vero, era tutto, erano cose che lui aveva già demolito da tempo, ma non serve a niente. Di fatto, chi avesse voluto continuare le ricerche di Keeley sarebbe stato preso comunque come un matto o un imbroglione, o peggio ancora un imbroglione. Chi invece lo rivaluterà nel 1900 sarà la Blavatsky e Rudolf Steiner. La Blavatsky dice che lui ha avuto accesso ad una conoscenza a livello intuitivo. Lui era un intuitivo per queste, e anche per quello secondo me che non era in grado di spiegare cosa fosse questo etere, però l'umanità non era matura per questa forma di energia e di fatto non l'ha capita e lo ha distrutto. Rudolf Steiner invece andò più nel particolare, in quanto lui disse: quando hai a che fare con l'etere, tu, è anche il tuo corpo eterico che entra in risonanza con queste macchine. Per cui quando lui emetteva le note per mettere in risonanza l'etere e la macchina, anche il suo corpo eterico partecipava. E di conseguenza, come abbiamo corpi diversi, fisici, abbiamo anche corpi eterici diversi. Ed era questo il motivo per cui solo lui poteva mettere in funzione quella macchina. Oltre al fatto che, e questo lo sostiene sia Rudolf Steiner che la Blavatsky, era, per poter accedere a queste forme di energia ci voleva un'etica e una morale che solo Keeley aveva e pochissimi altri. Allora, guarda Gian Pietro, adesso abbiamo solo qualche minuto, ma noi cerchiamo di riprendere il filo dal quale siamo partiti. In qualche modo noi viviamo, almeno alcune cose si capivano dalle invenzioni di Keeley, noi viviamo immersi in un campo vibratorio, siamo immersi in un'unità e in realtà forse questo concetto bipolare che ha la nostra società non è l'ultima parola che potremmo dire. Che cosa ha portato questa invenzione, cosa hanno portato queste scoperte di Keeley rispetto a questo concetto che noi abbiamo di noi stessi e della materia? Come funziona veramente rispetto alla visione che può dare Keeley invece alle cose, come funzionano?
Guarda, la visione che aveva Chili io l'ho trovata fantastica. Allora, non dimentichiamo che lui aveva un profondo senso del divino, era molto religioso, non in senso bigotto, ma proprio nel senso cosmico. Lui aveva l'idea che la forza di base, la forza primordiale che c'è nella materia, che ce n'è, è costituita da una forza una e trina. Ti ricorda qualcosa questo uno e trino? Perché secondo i principi di Ermete Trismegisto, così come sopra, così in basso, se il cosmo è governato da una forza una e trina, cioè dalla Trinità, anche la parte più piccola dell'elemento che costituisce la materia, il mondo, il tassello più piccolo, non può essere che uno e trino. Per cui lui diceva che c'era una forza contrattiva, una forza espansiva e un medium che univa le due, che teneva insieme queste due forze. Queste tre elementi erano come tre note e l'accordo di queste tre note creava quell'elemento. Nel momento in cui tu conosci come le singole note che costituiscono questa realtà una e trina, tu puoi esaltarne una, deprimerne un'altra o addirittura rompere il legame, il medium che tiene insieme queste due forze. A quel punto si libera tutto l'etere e hai un'energia pazzesca, enorme. Bene, allora io adesso vedo l'ora, siamo giunti alle 19:53 e quindi il tempo a nostra disposizione è scaduto, però io invito a chi ci ascolta ad andare anche lui ad approfondire, a ricercare, a vedere le informazioni che abbiamo dato su questo grande inventore e soprattutto mettere l'accento su quello che Gian Pietro ha cercato di passarci, cioè che l'energia che ci circonda, il mondo che ci circonda, è uno insieme a noi. È un po' quel conosci te stesso che diceva Socrate, ci porta a conoscere noi, ma come dicevi tu prima, Ermete Trismegisto diceva come in alto così in basso, ma anche come dentro così fuori. Il conoscere noi stessi ci porterebbe a capire meglio la natura nella quale siamo immersi e forse capiremo molto meglio anche e forse molto meglio capiremo come dire, quei processi che in natura sono spontanei e non richiedono se non quell'energia che lui stesso ha, che lui stesso ha. E quindi vi invito ad approfondire queste cose sia dal punto di vista filosofico, il conosci te stesso, sia dal punto di vista dell'indagine su quanto abbiamo detto. Un buonasera a tutti e un grazie a Gian Pietro per la sua partecipazione. Grazie a voi e buonasera a tutti. Linea a Radio Saius, Rosario Moreno a Treviso. Ciao Rosario, grazie e un buonasera. Bene, grazie Alviano dell'Associazione Il Sicomoro di Pordenone. Ti ritroveremo anche la prossima settimana, come sempre. Intanto riprendo la linea, ricordando se c'è Massimo, se ha delle news da proporci dell'ultimo minuto, se no andiamo in chiusura. Massimo, ci sono delle news? Sì, di nuovo buonasera da Venezia. Allora, in effetti abbiamo un aggiornamento delle notizie perché c'è stato un gravissimo sinistro nautico
all'estero, dunque si parla di un'esplosione su un sommergibile, ci sono dei diversi morti, sono precisamente 14 marinai morti a causa di un incendio scoppiato su un sommergibile russo adibito a centro di ricerca in acqua profonda per la marina. Lo comunica il Ministero della Difesa di Mosca. Questa è la notizia che ci è da poco arrivata qui in studio. Non ci sono altri aggiornamenti. 19:56 da Venezia, potrei restituire la linea nuovamente a Treviso, la regia centrale. A te, Rosario. Grazie Massimo. Allora, con le news dell'ultimo momento, ricordo a tutti i nostri amici che le rassegne stampe di Radio Science TV, insomma, vanno anche sull'emittente, sono per l'emittente digitale terrestre telemare e sono ricevibili in tutto l'Alto Adriatico. Quindi appuntamento con la diretta Science il prossimo martedì, sempre agli stessi orari. Un caro saluto da Rosario Moreno e auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.